9 settembre 1908 nasce a Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, lo scrittore Cesare Pavese, collaboratore con Carlo Levi, Massimo Mila, Leone Ginsburg ed altri della casa editrice Einaudi. Dirige dal 1934 al 1935 la rivista La Cultura. Arrestato nel 1935 con l'accusa di attività antifascista, subisce una condanna al confino che sconta a Brancaleone Calabro. Tornato a Torino, pubblica nel 1936 la raccolta di versi Lavorare stanca. Traduttore di scrittori americani, debutta nella narrativa nel 1941 col romanzo Paesi tuoi, ottenendo un successo di critica che lo accompagnerà fino al suo ultimo romanzo La luna e i falò del 1950. Pavese ha svolto un ruolo fondamentale nel passaggio tra la cultura degli anni 30 e quella democratica del dopoguerra. Viene trovato morto a Torino per una dose eccessiva di sonniferi il 27 agosto 1950. Prendiamo il fresco sul balcone. Pale! Pale! Perché non rispondi? Questa sera te le danno. Ma cosa vuoi che capiscano le donne? Davvero, se la vipera sente il nome, poi lo viene a cercare? Uffa! Ma allora il tuo nome dovrebbero saperlo tutte le serpi di queste colline. Anche il tuo. Ma io rispondo subito. Non è questo. Credi che la vipera importi se fai il bravo ragazzo? La vipera vuole ammazzare tutti quelli che la cercano. Quel ragazzo che si accompagna a Pale è Cesare Pavese, così come egli stesso si descrive nella raccolta di novelle Feria d'agosto, quando vi percorre il tempo della sua infanzia nelle Langhe. Fin da bambino, con Pale in caccia di serpi sui costoni delle Langhe, egli parla di morte, perché sente già l'istinto per il tragico, il presentimento del suo vizio assurdo. Ma proprio in questa terra scontrosa ed esaltante sotto il sole, egli ha trascorso i mesi estivi, quelli più felici della sua infanzia. Pavese è nato in questa casa. La madre è una donna austera, di poche parole anche in famiglia. Sono sua proprietà la casa e le vigne che la circondano, e devono bastare per costruire in città un avvenire meno gramo ai suoi figli. Il padre è uomo di bell'aspetto. Aveva abbandonato Santo Stefano per un impiego presso il Tribunale di Torino, e là si era già trasferita la famiglia Pavese prima che nascesse Cesare, il secondogenito. La prima nata è la sorella Maria, una creatura dolce con gli occhi chiari, che vivrà ininterrottamente accanto a Cesare. Mentre la famiglia si trovava per le ferie estive al paese, nacque, il 9 settembre 1908, Cesare. Pavese nacque dunque a Santo Stefano per caso, ma questo non gli impedì di considerare se stesso uno delle Langhe. Il mio paese sono quattro baracche e un gran fango, ma lo attraversa lo stradone provinciale dove giocavo da bambino. Non avete mai sentito nominare quei quattro tetti? Ebbene, io vengo di là. Di notte, dalla finestra, Pavese osservava questo paesaggio e ci comunica le sue emozioni in una poesia di Lavorare stanca. Per la vuota finestra il bambino guardava la notte sui colli freschi e neri e stupiva di trovarli ammassati, vaga e limpida immobilità. Fra le foglie che stormivano al buio apparivano i colli, dove tutte le cose del giorno, le coste e le piante e le vigne, erano nitide e morte, e la vita era un'altra, di vento, di cielo e di foglie e di nulla.